Grazie Volvio per la benzina. Non riesco a me i soldi. Ma cazzo te scarico, boh. Il test mi racconta e vi dirà quanto siete pericolosi per la società. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Da quant'è che non facevamo un'uscita spensierata, di quelle con gli amici, in tranquillità, come ai vecchi tempi? Da un botto, è da veramente un sacco di tempo. Cioè davvero, l'ultima domenica libera che ho avuto per fare un'uscita così non me la ricordo, tra impegni, campionato, un sacco di roba. Intanto è arrivato Folvio. Buongiorno. Io devo fare benzina, ma c'è soltanto un pezzo da 50. Vado su, stai caduta. Io oggi sto con una protezione media. La protezione quando si esce in moto, cioè bassa, media e alta. Io sto con una protezione media. Stivali, jeans con le protezioni, giacchetto, paraschiena e guanti. Quant'era che non facevi un motovlog? Un botto, ma veramente un botto. Stava di adesso poco fa. Quindi mi devo buttare dentro un burone per farti fare views. Bravo. Mi sono messo la tuta apposta. Ah, va bene anche se tipo, che ne so, da fermo, ti sbilanci, ti appoggi. Queste cose attirano, non si sa com'è. Il mondo di YouTube è un po' strano. Vanno benissimo 40. Grazie Folvio. Sì, vai tranquillo. Come potete notare, l'altro giorno ho definitivamente sbroccato e ho detto basta, io non ce la faccio più, sto serbatoio è scomodo perché se bello è bello, lo tolgo. Per cui andrò in giro così, col serbatoio, quello che utilizzo in pista. E adesso da Flamingo ne riprendiamo un altro nuovo, però, perché non andate a far verniciare questo qui, perché vedete, ho le cadute, sono rovinato. E lo faremo verniciare esattamente come quell'altro. Non me ne frega niente, sarà brutto, quello che te pare, ma almeno riesco a guidare. 20, precisi. Grazie Volvio per la benzina. Non riesco a me i soldi. Certo, col cavolo. Buongiorno! Ma non è brutto cocchiarli fratelli mattina. Disorganizzato come sempre, deve fare benzina, la deve fare a quel benzinaio lì perché lui c'ha la carta. Io lo diciamo che l'abbiamo fatta anche noi. Organizzazione prima di tutto. Si parte! Quante avventure fantastiche! Con mille azioni agro! Batiche, quanti avversari da fatto. Bene, tanta strada da fare, per cui ci vediamo direttamente al punto d'incontro. Eccoci arrivati. Ma che ma quanta gente ci sta. Grazie Fulvio, pago l'azione. No, ha pagato Simone sul giro. Grazie niente. Simone, pago l'azione. Finalmente stamattina mi ha detto, guarda, sei un ragazzo gentile, ti vedo, ti pago la benzina. No. Stamattina mi ha fatto il pieno. Solamente no. Grazie mille. Il cappuccino lì. Ma in realtà la vera domanda di oggi è, ma quanto è brutto Luca? No, dai che si è accesa una pena volta. Non mi tocca a cose. Guarda, faccio così, guarda come vado via. Oh, grande mago. Oh, guarda. It's not important question, but the answer is è tutto pagato. Si parte per la nostra bella uscita domenicale ristorativa, perché poi la domenica è un po' così per noi motociclisti, serve per riprenderci dalla settimana lavorativa. Vedo di vedere che ci sono ancora un sacco di motociclisti in giro, che di solito per questo periodo bloccano l'assicurazione. Evidentemente il tempo che è ancora caldo e bello fa passare la voglia di bloccarla. Che cos'è questa lineetta? Olio? Prestate sempre attenzione alla strada, la strada vi parla, vi comunica. State con gli occhi ben aperti, potreste evitarvi una scivolata stupida. Oh, I wanna stay right here, chilling with my friends for another year. I would walk away from the spotlight for the good life. Oh, come on, turn your hate into poetry, pain into power. Enemies to friends and your minutes into hours. I would walk away from the spotlight for the good life. For the good life. Oggi Luna sportiveggiante a guidare il gruppo, intrepida. Invece come al solito preferisco stare un po' dietro, così almeno c'ho il quadro generale della situazione, se qualcuno ha qualche problemino. Purtroppo il tratto che andremo a fare dopo è quello che porta verso Tagliacozzo, che piace un po' tutti i motociclisti che fanno questa strada. Viene utilizzato da alcuni come valvola di sfogo, come pista. Il fatto è che non è una pista e c'è sta gente che si mette la telecamera e vede quanto riesce a fare. E oltre che una cosa folle, perché tu le stai a cronometrare quanto ti metti per fare un pezzo di strada, ecco per tenetela per te, per poi postarlo su internet. È uscito un articolo dove le forze dell'ordine dicono giustamente che saranno più presenti sul tratto e che avranno meno tolleranza. Ora, io non dico che quella sì, è una strada molto bella che ti permette di divertirti, di aprire un po' di più, ma a cronometrare il tempo mi pare un po' eccessivo, oltre che rischioso. E ho paura che per colpa loro tutti i motociclisti, specialmente quelli che hanno la telecamera sul casco, verranno visti come il demonio. Speriamo di no. Attenzione, oggi Luna apri fila, cerca la scalata sociale all'interno del gruppo. Panino con la porchetta, però è un po' prestino, sai, ho appena fatto colazione tipo mezz'ora fa.
facciamo panino con la porchetta e caffettino? Ma cioè lo devi insuppare. Sì. Copertina del video. Perché? Panino con la porchetta dentro al caffè. Il caffè fammelo in tazza larga che ci deve entrare il panino. Questo è il pezzo di strada che vi dicevo, però ascende di solito, la sfida del cavolo è fatta a scendere. Bravi, bravi, siamo andati bene, senza esagerare, grandi. Ti sei portato dietro, eh. Perché? A parte le sassate. Non è vero? No. Io non ho sentito nemmeno una. E poi, cioè, te devo chiamare una Capodanno. Perché? Questo cazzo di scarico, Beh, sarebbe bellino come nome Capodanno. Capodanno. Lo sai che a me mi mette paura? Quando sto in pista e sto in piega a destra e vado a riprendere il gas, fa BOM! Sto in piega, c'ho tipo asfalto qua. Sto certe botte, ma c'ho Dio che è? Che è successo? Stavo là. Vai, dai gas. Dai. Tu avete visto che Luca è sparito per un po'. Perché Luca? Perché ti sei? Sono rotto il polso. Si è rotto il polso. Quindi adesso quando cerca di dar gas non va. Mi sono incastrato. Mi sono incastrato, non riesco a sci. Mi ficco sempre in queste situazioni spiacevoli. Esponi la tua idea. Allora, è geniale, eh? Secondo però, me è geniale. Però no, farò dei motovlog brutti. E che nome del canale si chiamerà? Motovlog brutti. Registrati male, con l'audio brutto. E nessuno devo dire che sono brutti. E nessuno devo dire, ah, video del merda. No, è brutto. L'idea definitiva. Cioè. L'apro domani. Non va, non va. Non lo saprà nessuno tanto. Poi che tu hai l'idea. No, c'è il video. Ma non lo metto sto pezzo. Siamo pronti per tornare. Ma prima toccava benzina, ovviamente. No. Vabbè, lo sai che c'è, sì, dammi una caramella. Mi dispiace, sentirete. Faccio. Ma che è? Allo zenzero. Allo zenzero. Mazze zozzeria. Queste sono peggio delle patatine. Quelle che ho provato. Com'erano? Lime e pepe. Lime e pepe. Mamma mia che zozzeria che erano. E questo invece è zenzero e? E frutta secca. Zenzero e frutta secca. Una bella lotta. Pure te mangi proprio la roba buona. Baciami. Ah, tu praticamente che fai? Prima di baciare la ragazza te mangi la caramellina. Zenzero e frutta secca. Presa. Che tecniche di approccio strane. Ragazzi, anche voi mangiate la caramellina zenzero. Perché va gente che va là, gente che va di là, che ne so, ma ognuno è l'anarchia, ognuno mette benzina dove gli pare, ma che è? Cambio fino a benzina, io va bene, fa come ti pare. Mamma mia sta caramella, mamma mia, è tutta pizzica, è la caramella che pizzica, che schifo. Fai poca sgargiulla, capito? Mamma mia, nuda paura! Quanto l'odio sti stivali, non riesco a tirare giù il cavalletto con sti stivali. Vado io? Sì, vai. Quanto è più comodo questo capiservo? Grazie. Visto? No, perché sennò dopo sembro matto. Lui, Luca, ha provato la mia moto per 2 metri con quell'altro serbatoio e altrettanti con questo. Non c'è storia. Bello quel guanto. Questo è sportivo. Modello. Ammazza che sensibilità che c'hai qua. Quanto in pelle. Quanto in pelle. Comunque, per farci 2 chiacchiere sulla strada di ritorno e per riallacciarmi al discorso di prima, consiglio per tutte quelle persone che vogliono mettere le proprie bravate su web e su YouTube, specialmente sta cosa per la strada di Tagliacozzo, è che YouTube è costantemente monitorato dalle forze dell'ordine. Loro vedono tutto. Poi nella maggior parte dei casi lasciano correre. E questo lo dico non così a caso, ma perché lo so, perché con YouTube ci lavoro e perché conosco parecchie persone che stanno all'interno delle forze dell'ordine. E se proprio lo volete fare, perché tanto è una cosa sbagliatissima, ma sicuramente se lo fate non sentirete a me che vi dico di non farlo. La cosa apprezzabile sarebbe quantomeno di non pubblicare il video su YouTube. Che poi questo dà una visione generale, no? A quel punto non si va più a fare distinzione tra il motociclista affetta più o meno i limiti e quello che va a sempre a mazzetta. Estremamente pessima. E poi ce la prendiamo un po' tutti, come si dice a Roma, in saccoccia. Succa che non vi dico di mettervi a 50 all'ora, perché tanto si sa che nessuno di noi motociclisti lo fa, ma nemmeno di mettervi con cronometro alla mano e vedere quanto ci mettete. Anche perché vi assicuro, e anche questo lo so per certo, sempre perché con YouTube ci lavoro, che sotto al video non avrete nemmeno un commento positivo, non ci sarà nessuno che vi scriverà wow, quanto cammini, o wow, che stile incredibile, ma avrete soltanto commenti di gente che vi bestemmierà contro e vi dirà quanto siete pericolosi per la società, fidatevi. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like se vi va, attivate la campanella così almeno vi arriva la notifica quando pubblico un nuovo video, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video, ciao!
startup. Che cazzo di moto strana. Che cacchio di moto strana. È tutta storta, vedi, c'ha pure il tappo storto. Ti vedo comodo a fa benzina. Carcola, penso che gli hai buttati dentro a grata. Io mi sono messo paura perché ho visto la grata e ho detto oddio.